scegliere la sottocategoria dell'8 per 1000 al quale destinare questa parte del proprio reddito e poi pubblicare, dopo aver fatto gli interventi, la destinazione effettiva di questi Grazie, soldi. onorevole Questo non si Brescia. fa perché si sceglie di utilizzare quei soldi per tutt'altro. Grazie. È iscritto a parlare a titolo personale il deputato Cozzolino. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. L'esempio dell'8 per 1000 è una delle tante proposte che fa il Movimento 5 Stelle e che la maggioranza approva perché è ritenuta di buon senso. Poi ovviamente viene una legge successiva e viene depotenziata come in questo caso qui. Qui noi cerchiamo di fare un'altra proposta, di riportare alle origini ciò che era stato proposto e approvato e votato favorevolmente. In questo caso qui non potete altro che votare favorevolmente. Grazie, onorevole Cozzolino. Ha scritto a parlare a titolo personale la deputata Colonnese. Prego. Questo è l'emblema dello scollamento che c'è dall'aula alla cittadinanza. La cittadinanza risponde, vuole destinare l'8 per 1000, vuole fare una scelta, prende una decisione e la risposta è tutt'altro. La risposta è ignorare assolutamente quello che è stata la risposta e decidere di fare altro. La cosa che qui si chiede di cancellare, che si rendano necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili, è importante perché cerca di portare un nuovo tema nella disciplina delle leggi che vengono fatte nel nostro Paese. Non può essere tutto gestito per via emergenziale, non può essere tutto destinato per condizioni emergenziali, perché quelle condizioni emergenziali sono diventate abitudini e prassi anche per gli edifici scolastici. Se ci sono edifici scolastici che hanno bisogno di opere strutturali, deve essere garantita la possibilità di destinare dei fondi sicuri alla ristrutturazione di Grazie, quelle onorevole. opere. Grazie, onorevole Colonnese. A titolo personale il deputato Frusone, prego. Grazie Presidente. Vediamo come sempre una cosa che si rincorre in questo Paese è la normalità. Non cose straordinarie, ma noi ci accontenteremmo già della normalità di avere un Paese normale. E quando si parla di edilizia scolastica assolutamente non siamo nella normalità. In molti comuni basta fare un giro, un accesso agli atti per capire che la maggior parte delle scuole non sono nemmeno accatastate e quindi non hanno nemmeno l'agibilità. Poi ci troviamo questo paradosso dell'8 per 1000 destinato all'edilizia scolastica. Devo dire un'ottima misura portata avanti da noi con ferocia anche in alcune occasioni perché sono tantissimi.